Ciao a tutti, io sono Nidio. No, non è vero, io sono Stefano e bentornati in un nuovo video. Come vi dicevo, con il nuovo anno ci sarebbero state delle novità e questa è una di quelle. Noi di House of Gaming, insieme agli amici di Al4Più, in questi anni vi abbiamo portato questo tipo di contenuti, quello che vi faceva scoprire che giochi sarebbero usciti appunto nei vari mesi. Abbiamo litigato con loro? Assolutamente no, anzi, solo che questo tipo di contenuto è davvero molto laborioso, è difficile da fare e richiede tempo e costanza. Quindi proveremo a smezzarci anche il lavoro per quanto riguarda la parte dei video e quindi sarà una sorta di supplente in compresenza, ecco, mettiamola così. E quindi cercherò di adempiere al mio compito al meglio possibile. Ovviamente non mi potrò mai paragonare a lui, ma cominciamo subito perché sono ben 6 pagine. Sono tantissime i giochi questo mese, però, come sempre, prima di parlarvene, promotion time, vi invito a lasciare un mi piace, commentare e condividere il video, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati con tutti i nostri contenuti, ma soprattutto per aiutarci a crescere sempre di più. Inoltre, sempre qui sotto in descrizione troverete anche i link d'affiliazione per i giochi citati in questo video per comprarli, preordinarli insieme magari ai vostri preferiti, come sempre a voi non costeranno niente di più, ma così facendo supporterete il nostro canale, il nostro progetto e il nostro lavoro, aiutandoci a migliorare ancora ed ancora. Inoltre, se volete sopportarmi e supportarmi, se siete di Padova o nei dintorni, potrete venire direttamente in negozio per magari appunto acquistare i vostri giochi o giocare, giocare e ancora giocare. Inoltre, sempre qui sotto in descrizione troverete anche i link per tutti i nostri social, Facebook e Instagram, dove troverete contenuti in esclusiva su quelle piattaforme, reel, video, dietro le quinte, un sacco di altre cose. Quindi veramente, come dico sempre, siamo ovunque. Seguiteci, fate tutte quelle diavolerie che si fanno sui social, mi piaciate, seguite, condividete. E allora noi cominciamo subito. Sigla! Cominciamo con Asmodee, quella che porta in genere sempre più giochi. Ho la cartelletta perché sono tantissimi e non me le ricorderei mai a memoria, ma cominciamo subito con Marvel United X-Men. Marvel United era già uscito qualche anno fa, questo gioco di supereroi dove i giocatori collaboreranno per cercare di andare a sconfiggere le varie minacce e i vari cattivi. La carta che andrò a giocare si andrà a sommare con la carta che avrà giocato il giocatore subito prima di me, in modo da creare così una storia e cercare di collaborare e fare gioco di squadra il più possibile per arginare i vari imprevisti ed eventi che il cattivo ci lancerà contro. In questa nuova versione, quella degli X-Men, ci sono 6 eroi e 4 cattivi. Ovviamente potrete giocare i vostri X-Men preferiti, tra cui Wolverine, potrete combattere appunto contro Magneto e altri 3 super cattivi. Beh, se vi piace Marvel United, sicuramente vi piacerà anche questa versione degli X-Men. Ma continuiamo con altre 2 espansioni per Marvel United, Squadra Oro e Squadra Blu. Ciascuna di queste scatole aggiungerà 4 diversi personaggi da poter utilizzare nelle varie partite e un cattivo da scegliere durante la fase di setup della partita. Quindi anche qui andremo di volta in volta a combinare le varie scatole per creare partite sempre diverse, come per Marvel United, quindi più espansione chi più ne ha più ne metta, ma soprattutto aggiunge una diversa modalità di gioco, squadra contro squadra. Quindi non sarà un perfetto cooperativo, ma un competitivo. Quindi si potrà giocare fino a 6 giocatori e non più 4, anzi anche fino a 7 giocatori se il settimo giocatore andrà a controllare il cattivo di turno. Quindi nuovi personaggi cattivi, ciò che differenzia le 2 scatole sono i personaggi presenti per delle partite sempre e sempre diverse. Abbiamo finito con le espansioni per Marvel United X-Men? Assolutamente no, perché ce n'è un'altra, quella di Deadpool. Deadpool è uno dei miei personaggi preferiti, quindi questa espansione mi attrae parecchio. Questa scatola aggiunge la possibilità di giocare con una delle 3 varianti di Deadpool e inoltre ci sarà anche il personaggio di Bob. 4 personaggi davvero sopra le righe, come sempre, come è la caratteristica di Deadpool, ma che potrete utilizzare sia come buoni sia come cattivi nelle vostre partite. Quindi sono decisamente versatili
e inoltre sempre Deadpool a cavallo del suo unicorno di peluche può entrare anche nelle altre partite, può essere utilizzato come una sfida, come un modulo aggiuntivo per aumentare la difficoltà delle varie partite in corso. Le miniature come sempre sono il punto forte del gioco, soprattutto con Deadpool, anche le carte, visto che vanno a rompere la quarta barriera e a parlare direttamente con il giocatore. Ma cambiamo totalmente gioco perché ora vi parlo di Dream Quest, un gioco davvero molto particolare. Quando un bambino si addormenta viene teletrasportato in una specie di sogno, in un regno creato interamente da lui. Qui in questo gioco cooperativo per due giocatori andremo a rivestire i panni appunto di questo sognatore, questo potente mago e del suo fidato scudiero che cercherà di proteggerlo dai vari incubi che andremo a trovare durante questo sonno. Un gioco che sembra quasi un gioco di ruolo, soprattutto per chi inizia, per i più piccoli, dove ci sono delle scelte da fare, dei combattimenti, ma attenzione a non risvegliarvi troppo bruscamente, altrimenti l'avventura sarà da rifare e da rigiocare, magari scegliendo scelte diverse. Sembra un gioco davvero molto interessante, soprattutto per chi non ha mai giocato di ruolo, soprattutto per giocare grandi e piccini assieme. Lo vedo perfetto per quelle famiglie che giocano assieme e che si divertono a stare attorno ad un tavolo e a creare storie. Ma passiamo da un gioco di ruolo alquanto leggero e semplice ad un gioco davvero pesante. O meglio, vi parlo delle espansioni. Espansione di Black Rose Wars. Un gioco che se non conoscete è una sorta di deck building a tema fantasy dove i giocatori dovranno cercare di combattere tra di loro in questa sorta di arena andando a comprare nuove carte, diventando sempre più forti, e solo quando diventeranno degni potranno accedere appunto alle magie dimenticate, a queste carte super potenti della rosa nera. Qui avremo nuove espansioni. La prima è Inferno. La Rosa Nera questa volta ha ricreato l'inferno dantesco, evocando proprio Lucifero stesso. Le stanze della loggia questa volta sono state trasformate in veri e propri gironi danteschi, quindi i giocatori dovranno cercare di creare alleanze, un po' collaborare per cercare di resistere il più possibile e magari, perché no, sconfiggere Lucifero stesso. Sembra veramente un'espansione infernale. Devo dire che non ho mai giocato a Black Rose Wars, ma mi è sempre sconfinferato un po', l'avrei sempre voluto provare perché mi ispira un sacco, e sapete che i deck building a me piacciono un sacco, e poi questo tema del girone infernale dantesco mi piace un botto, quindi sicuramente questo va nella mia wishlist. Ma passiamo anche alla seconda espansione per questo gioco, infatti vi parlo di Hidden Thorns. Questa espansione permette di giocare fino a 6 giocatori, inoltre aggiunge anche 2 maghi da poter scegliere tra i vari che sono presenti per il nostro alter ego. Quindi è un'espansione che aggiunge tutti i materiali necessari per giocare in più giocatori rispetto a quelli presenti nella scatola e dare anche un po' più di variabilità tra i personaggi che potremo scegliere. E siamo solo alla prima facciata, ne mancano altre 5, andiamo avanti perché vi parlo di un'altra espansione sempre per Black Rose Wars. Non è proprio un'espansione ma una sorta di pimpaggio del gioco perché è il set di miniature della Brute Force. Solamente i maghi più abili riescono a tramutarsi, a trasformarsi in bestie, in creature mostruose. Questo set infatti va a rimpiazzare tutti i segnalini che sono presenti nella scatola base di Black Rose Wars, permettendo di avere un aspetto scenografico molto più impattante rispetto a quello che è comunque già super impattante rispetto a tutti i componenti che sono nella scatola, ma qui togliamo ancora di più i segnalini e i token e mettiamo appunto questo set di miniature. Se vi piace particolarmente questo gioco, perché no? Il prossimo gioco sono sicuro che Nidio lo stia tenendo d'occhio perché è Zombicide Gear Up. È un flip and write cooperativo a tema Zombicide. In questo gioco i giocatori andranno a vestire i panni di sopravvissuti che dovranno cercare di
frenare, di contrastare quest'orda di zombie. È un gioco che va a sfruttare un po' la meccanica del Tetris, perché le armi che avranno a disposizione potranno coprire un certo pattern, una certa forma di quadretti. I zombie, queste carte zombie, sono una serie di quadretti con diverse forme e dovranno cercare di riempire il più possibile per fermare e uccidere questi zombie. Attenzione però che se non riuscite ad ucciderli al primo colpo, questi avanzeranno sempre di più verso di voi e se vi cattureranno, ahimè, vi faranno danni, a meno che non abbiate abbastanza scudi per proteggervi, e li avrete solo andando a colpire determinate parti degli zombie. Una sorta quindi di Tetris a tema zombie, che è un strano connubio, devo dire, mi ha incuriosito, perché a me questa comunque meccanica di incastrare le cose mi piace particolarmente, e scusami Nidio, ma Zombicide non mi piace però come tema in modo particolare, ma questo potrebbe essere un buon compromesso da giocare magari prossimamente, chi lo sa. Ma se amate particolarmente Zombicide, state ancora in allerta perché i titoli non sono ancora finiti. Infatti vi parlo di Zombicide Undead or Alive, una sorta di Zombicide ambientato nel Far West, e questo è già molto particolare come ambientazione, devo dire. Ed è una storia, una campagna formata anche qui da 10 scenari dove i giocatori saranno ambientati, saranno catapultati nel Far West con quest'orda di zombie che sta cercando appunto di dominare il mondo. Questa scatola va a utilizzare le stesse regole del classico Zombicide, e però va ad aggiungere delle capacità speciali per quanto riguarda le classi, come il lottatore, il fedele, il pistolero, il cittadino, eccetera, eccetera. Va ad aggiungere nuove regole per quanto riguarda la generazione degli zombie. C'è anche poi una mitragliatrice Gatling, visto che siamo nel Far West, perché non metterla, perché tanto fa condimento, e soprattutto un treno, quindi cos'altro andare a chiedere di più? Secondo me il treno andrà un po' a sostituire la macchina, ci sta, non sono particolarmente preso da questo titolo, ma voi che amate Zombicide, secondo me sì. Ma da quest'orda infinita di zombie passiamo a gattini esplosivi, perché vi parlo della nuova versione di Exploding Kitten, quella per due giocatori. Il gioco praticamente rimane lo stesso, ci sono molte meno carte ed è una versione pensata appositamente per due giocatori. Quindi voi giocate carte dalla vostra mano che hanno diversi effetti e poi come ultima cosa pescate una carta dal mazzo. Se è una carta con diversi effetti, perfetto, la tenete in mano come arma da usare al momento giusto. Se è una carta del gattino esplosivo, quindi un Exploding Kitten, siete eliminati, a meno che non abbiate la carta di Sidney's Gatto, che vi salva, vi farà mettere dove volete voi la carta del gattino esplosivo, magari contando le carte e facendola pescare all'avversario. Quindi il gioco rimane lo stesso, ma è pensato per un duello testa a testa. Altro gioco super veloce, super leggero, vi parlo di Double Frozen 2. Chi non conosce Double? Quel gioco dalle carte circolari pieni di simboli e immagini, qualsiasi abbinamento di carte si vada a fare c'è sempre un simbolo in comune. Il primo che riesce a vederlo si prende la carta o lancia la carta in base a quale minigioco si è scelto di fare. Questa volta tematizzato a tema Frozen 2, che, fun fact, è uno dei miei film d'animazione preferiti, quindi anche se il gioco ce l'ho già, mezzo pensierino ce lo faccio, ecco, mettiamola così. Ma andiamo avanti perché sono ancora tantissimi i giochi di cui vi devo parlare. Con Double Frozen 2 abbiamo chiuso Asmodee, ora passiamo a Genos Games. Genos Games questo mese fa uscire la nuova versione di Azul, Azul Maître Chocolatier, proprio con questo accento francese. Questa nuova scatola è una nuova grafica del primo Azul, che va a sfruttare un po' l'idea della scatola di cioccolatini, quindi non dovremo più piastrellare i muri, ma dovremo sistemare questi cioccolatini sempre con le stesse identiche regole di Azul. Quindi ormai è straconosciuto, lapidatemi, ma non mi piace particolarmente questo gioco, anche se questa grafica è spettacolare. Inoltre con questa scatola troviamo anche una variante dove i vassoi hanno delle abilità speciali, come ad esempio attrarre una determinata tipologia di
cioccolatini dai vassoi adiacenti, quindi potremo avere vassoi con più o meno cioccolatini rispetto al normale. Quindi se vi piace Azulo, se non ce l'avete, potrebbe essere un modo per recuperare questo titolo, soprattutto ora che tra poco è San Valentino, non manca tanto, il tempo vola ultimamente, e potrebbe essere una bella idea. Altro gioco sempre targato Genos Games è un gioco adatto ai più piccoli, perché vi parlo di Potion House. Questa strega sta per andarsene in vacanza, beata lei! Beata lei! E noi dovremo andare a prendere le varie cose dalla soffitta che gli serviranno per questo viaggio, come vari ingredienti per pozioni e così via. La scatola è divisa in quattro parti con questi coperchi. Al via si andranno a scoperchiare per cercare gli ingredienti necessari per la nostra pozione. I giocatori hanno queste bacchette per muovere i vari token e cercare bene dove siano, ricordarsi dove sono, dove si trovano poi i vari ingredienti necessari per la propria pozione. Quando si pensa di averli trovati, bisogna dirlo agli altri giocatori. È un gioco di riflessi, colpo d'occhio e velocità, soprattutto di memoria. Appunto, adatto ai più piccoli. Il vero punto di forza sicuramente sono i materiali e la scatola, che funge proprio da campo di gioco. Perché no? Ma andiamo avanti, cambiamo editore, perché vi parlo ora di Fever Games. Allora, qui mi trovo leggermente in difficoltà, perché vi parlo di Visconti del Regno Occidentale, o meglio della Collector Box. Io non ho mai giocato a Visconti del Regno Occidentale. So che fa parte del trittico, appunto, del Regno Occidentale, Architetti e Paladini. Non sono mai riuscito né a provarlo né ad approfondirlo, quindi non so bene di che cosa vi sto parlando, ma vi leggerò paro paro quello che ho trovato. La Collector Box, appunto, è questa scatola dove potrete andare a riordinare il gioco base insieme alle espansioni, di cui vi parlerò tra poco, e inoltre troverete anche dei materiali promo all'interno della scatola stessa. Infatti troverete testualmente 4 invasori, 4 eroi cittadino e 4 tessere forziere. Ma vi ho parlato di espansioni, ce ne sono ben 2. Infatti vi parlo di Cancelli dell'Oro e Custode delle Chiavi. Nei Cancelli dell'Oro, nuovi commercianti e lavoratori sono arrivati in città per aprire il loro negozio. Però diciamo che le loro intenzioni sono alquanto dubbie, visto che un tempo assediavano le nostre mura. Il re però ha detto di fidarci, ma noi ci fidiamo del re, visto che a quanto pare è in declino? Beh, questa espansione aggiunge nuove tipologie di carte, ordini del re e invasori, inoltre aggiunge plance manoscritto per gestire i manoscritti trascritti, scusate il gioco di parole ma è scritto così, che serviranno per sbloccare nuove abilità. Poi ci sono 6 nuove carte del signore del castello, nuove carte di costruzione che aggiungono così maggior competizione tra i giocatori e per affrontare così il gioco utilizzando diverse strategie. Mentre il Custode delle Chiavi, la seconda espansione, diciamo che qui la corte del re non trova pace tra complotti, alleanze e alla ricerca di questi tesori nascosti tra le mura del castello. Sì, ma dove staranno? Perché questa espansione appunto aggiunge nuove planche giocatore più spesse e, qua dice, anche meglio organizzate, nuove tessere forziere che aggiungono nuovi elementi di gioco, 3 edifici comuni dove competere con gli altri giocatori per la costruzione, ognuno con abilità e ricompense diverse, meccaniche per aggiungere poi nel proprio mazzo nuovi cittadini eroi in grado di fornire così potenti abilità e permettere nuove combo. Inoltre 3 carte cittadino iniziale sostitutive per ogni giocatore, nuovi eroi, cittadini, carte giocatore, manoscritti, ricchi premi e cotillon. Allora, io non ho mai giocato a Visconti. Potrebbe sembrare un gioco che fa per me. Scrivete magari qui sotto nei commenti se devo dargli una chance oppure no, perché sono molto curioso. Sapete che giochi di carte, risorse, gestione risorse mi piacciono, ma poi non so se devo aver giocato anche gli altri 2, non penso, per capire meglio questo gioco, oppure sono comunque 3 giochi a sé. Comunque, con questo abbiamo finito Fever Games e ora passiamo a Pendragon Game Studio.
Questo mese Pendragon farà uscire i Level, un gioco manageriale dedicato al calcio. E di calcio io non ne seguo, penso neanche mezza partita. In questo gioco dovremo ingaggiare quindi un nuovo staff, andare a prendere giocatori, cercare sponsor, ingrandire e abbellire il nostro stadio per essere poi pronti al fischio di inizio. Ovviamente in questo gioco poi otterremo punti anche in base alla nostra posizione della classifica del campionato, avremo poi delle carte obiettivo anche da portare a termine per fare dei punti extra. Ovviamente al termine delle 6 settimane, come tutti i giochi, chi ha più punti vince la partita. Anche se non il tema non è particolarmente affine a me, comunque un gioco di gestione e di pianificazione non sembra affatto male. Inoltre esce il gioco base seguito dalle 5 espansioni, già 5, e sono calciatori internazionali, la campagna in solitario, la coppa internazionale, eventi inaspettati e stadio. Quindi se vi piace, perché no, il mondo del calcio e vi piacciono questi giochi dove dovete cercare di andare a formare la vostra squadra e comunque andare a gestire tutto ciò che ne conviene, potrebbe fare al caso vostro. Ma le novità di Pendragon non sono ancora finite, perché vi parlo di Skytear Horde, un gioco che vi andrà a ricordare quei giochi di carte collezionabili, però con il fatto di aver già dei mazzi precostruiti. Inoltre in questo gioco ci sono ben due modalità diverse. C'è la modalità in solo o comunque cooperativa, uno o due giocatori, ognuno con il proprio mazzo, che cercheranno di combattere quest'orda controllata però dal gioco stesso. Poi c'è anche la modalità competitiva. Vuoi non mettercela? Un giocatore controlla l'orda, che in genere è controllata appunto dal gioco stesso, mentre uno o due giocatori cercheranno di contrastarla sempre attraverso le loro carte. Devo dire, sembra un gioco interessante questo, perché c'è sia la possibilità di giocare in collaborativo che in competitivo. Devo capire se è una cosa che è appiccicata lì o effettivamente il fatto che ci sia un giocatore contro gli altri abbia un suo senso, però devo dire che anche questa Pendragon hai la mia attenzione. E con questo abbiamo finito le novità di Pendragon e passiamo a Cranio Creation. Il primo titolo che è previsto per il mese di gennaio è Dreadful Circus, un gioco davvero molto particolare che è un po' di tempo che lo sto tenendo sott'occhio. È un set collection di carte, quindi dovremo cercare di andare a collezionare determinate carte per fare punti, perché qualcosa di malvagio non sta per arrivare in città, è già arrivato questo circo molto maledetto, strano, comunque particolare, è arrivato. Noi siamo parte di questo circo, anzi dovremmo cercare di allestire il circo più terrorizzante. Questo gioco si presenta come un titolo di negoziazione e bluff. Infatti a quanto pare noi avremo queste carte in mano, ne sceglieremo una e la metteremo in una sorta di asta. Gli altri giocatori faranno una puntata segreta, quindi avranno queste scatoline dove metteranno la loro offerta e poi metteranno la scatolina al centro del tavolo. Chi ha messo all'asta questa carta sceglierà quale scatolina aprire per primo, guarderà l'offerta e poi potrà accettarla declinarla, senza sapere però quanto avevano offerto gli altri. Quindi bisogna cercare di creare appunto il proprio circo, il proprio set di carte per fare più punti possibili, punti che però faremo anche in modo diverso da giocatore a giocatore a seconda delle scelte delle carte che prenderemo durante la partita. Quindi sembra davvero molto particolare, una tematica molto affascinante, questa va sicuramente nella mia wishlist. Un altro titolo che è sempre previsto per gennaio da parte di Cranio Creation è Galaxy Tracker ancora in viaggio, l'espansione appunto del classico e irriverente Galaxy Tracker. Con questa espansione andremo a variare ancora di più il gioco, infatti avremo nuovi modelli di nave, quindi nuove plance nave, nuovi componenti della nave stessa da poter aggiungere nel mucchio, nuovi assistenti con nuove abilità per avventure ancora più leggendarie. A me era piaciuto un sacco Galaxy Tracker e questa espansione sembra fighissima. E comunque vi lascio qui sotto in descrizione la mia recensione di Galaxy Tracker se non la conoscete, perché è davvero molto molto bello come gioco e secondo me merita un sacco.
Ma ora da Cranio Creation passiamo a Play a Game Edizioni, che ha un paio di titoli pronti da sparare. Il primo è Snack Wars, un gioco appunto di cibo e di guerra. Noi saremo questi procioni affamati che cercheranno appunto di rubare del cibo e collezionarlo per mangiarselo tutto. Durante il turno di gioco noi pescheremo delle carte, sceglieremo quale carta ghiottoneria, quale carta cibo aggiungere alla nostra collezione, e per cercare così di fare ovviamente più punti possibili. Attenzione però che il nostro bottino potrebbe essere rubato da altri procioni, quindi dagli avversari. Anche qui tematica molto particolare, non so bene come sia il gioco perché non ho trovato molte informazioni. Sembra comunque un set collection, quindi una collezione carte molto semplice, molto lineare, però il fatto di essere dei procioni ghiottoni a me piace un sacco, quindi anche qui hai la mia attenzione, non va subito nella mia wishlist, ma vorrò approfondire. Ma dai procioni passiamo ad un gioco per i più piccoli, infatti vi parlo di Miconia. Miconia è un gioco per bambini che si prefigge di aiutarli a pensare, a esplorare il mondo attorno a loro. Ad ogni turno, infatti, i giocatori, i bambini, dovranno controllare se tra le loro carte c'è qualcosa, è presente un oggetto con la caratteristica appunto richiesta. Caratteristiche che possono essere, che ne so, visive ma anche sensoriali. Quindi andremo dalle forme ai colori, al freddo, caldo, dolce, salato, puzzolente, eccetera, eccetera. Questo titolo appunto va ad invogliare, a stimolare i bambini a utilizzare la memoria sensoriale, ma soprattutto, ad argomentare le proprie scelte con le loro motivazioni. Questo spinge ovviamente i bambini a parlare, a andare a confrontarsi, il che è una cosa che lo trovo molto particolare ma soprattutto molto molto utile. Quindi è un gioco non da sottovalutare, e se magari avete qualcuno a cui regalarlo o comunque bambini che hanno questa età, questo target, potrebbe davvero fare al caso vostro. E siamo arrivati alla sesta facciata, l'ultima, ma rimaniamo in casa Playa Game, perché vi parlo di Cavernicoli, l'evoluzione, appunto l'espansione di Cavernicoli, gioco ormai che ha qualche anno. In Cavernicoli dovevamo andare a caccia per andare a prendere questi tetramini da mettere nella nostra caverna, nella nostra plancia, per pitturare le varie scene di caccia a cui abbiamo assistito, cercando così di andare a completare degli obiettivi prima degli altri. Era un gioco davvero molto particolare e molto interessante. Questa espansione, questa scatola, va ad aggiungere 4 moduli che sono pensati per essere giocati uno dietro l'altro, o meglio in sequenza. Questo perché ci potrebbero essere, stando a quanto ho scritto, delle sorprese nascoste. Una volta poi che sono stati giocati tutti, si potranno scegliere di volta in volta quali e quanti moduli aggiungere alla partita classica di Cavernicoli per rendere le partite sempre diverse, ma soprattutto ancora più stimolanti. Ma lasciamo la casa di Playa Game per andare a quella di Studio Supernova. Infatti vi parlo di Wolf Walkers, la mia storia. È un gioco particolare che è tratto da un cartone, da un film che io non conoscevo, ma stando alla grafica di questo gioco mi ispira parecchio. Anche questo è un gioco adatto ai più piccolini, e anche qui è un gioco di carte dove è quasi un puzzle game, dove dovremo andare a mettere delle carte in una determinata sequenza appunto per creare la propria storia, ma cercando di andare ad accumulare in questo modo più punti possibili. Quindi sembra che l'ordine delle carte sia fondamentale per il punteggio. Un gioco lineare, semplice, quindi adatto a tutti. Che anche qui, anche se è un gioco comunque destinato ai più piccoli, la grafica mi ispira parecchio. Penso che guarderò il cartone, se non sbaglio è forse su Prime. Cercherò, magari ve lo scrivo qui sotto, perché sembra davvero molto molto carino. Lasciamo Studio Supernova per andare a visitare l'ultima casa editrice, quella di MS Edizioni, che farà uscire ben 2 titoli. Il primo è Micro Macro, Soliti Sospetti. È la terza uscita di questa collana. Un gioco davvero molto particolare. C'è questa
piantina di questa città veramente gigante, piena zeppa di questi piccolissimi omini disegni con queste strade, con queste case, con questi negozi, ma è una piantina viva, perché se noi guardiamo bene magari un omino, sicuramente nelle circostanze ci sarà sempre lo stesso omino che magari sta facendo qualcosa di diverso da quello che faceva prima, quindi potremmo poi collocarle temporalmente in prima barra dopo, cercando così di ricostruire una storia che ci verrà richiesta, più che una storia direi un caso, perché nella scatola anche qui ci sono 16 casi da risolvere. Come li risolviamo? Beh, guardando proprio la piantina, questa carta gigante con tanto di lente di ingrandimento per ingrandire i vari personaggi, solo guardando dovremmo riuscire a dedurre che cosa stanno facendo e che cosa è successo. Saremo in grado di risolvere il caso? Beh, se volete approfondire, qui sotto in descrizione trovate anche la recensione della prima scatola, quella appunto di Micro Macro, tanto le regole sono le stesse, cambiano solo i casi da risolvere. E chiudiamo questo video con un'espansione che tanti di voi stanno aspettando, perché vi parlo di Ruth, la compagnia del fiume. Beh, penso che Ruth non abbia bisogno di presentazioni, è un gioco dall'aspetto tanto tenero, tanto cuccioloso, ma che vi dà delle legnate che metà bastano. Un gioco asimmetrico, anche bello difficile, bello tosto, quindi non fatevi ingannare dalla cosa pucciosa, perché ci sono diverse fazioni, ogni fazione si comporta in modo diverso e avrà modi diversi per raggiungere la vittoria. Questa espansione, la Compagnia del Fiume, aggiunge due nuove fazioni, i Mercanti del Fiume e il Culto della Lucertola. Con questa scatola poi aumenteremo anche il numero massimo di giocatori, che passa a 6. Inoltre nella scatola è presente anche una modalità cooperativa per cooperare tutti insieme contro il gioco stesso. L'introduzione poi di queste due nuove fazioni andrà a sconvolgere, a scombussolare gli equilibri e le strategie del classico Root. Quindi per partite anche qui sempre diverse e con la modalità in cooperativo anche, se vi piace Root, non fatemi scappare questa scatola e questa espansione. E siamo arrivati alla fine di questo video, 6 pagine piene di appunti, pieni di titoli. Sono arrivato alla fine, pensavo di non farcela, spero di comunque avervi dato una panoramica dei vari titoli per farvi capire se una cosa vi può interessare o non vi può interessare, magari anche il mio punto di vista per quanto possa valere. Devo dire, un gennaio comunque bello carico, anche dopo il Natale non mi aspettavo tutti questi titoli, devo essere sincero, però vabbè, meglio così, ovviamente senza esagerare, quindi per carità, perché 70 titoli anche no, come è successo. Vi ricordo inoltre che le stime sono indicative, possono cambiare, sicuramente cambieranno all'ultimo, probabilmente il giorno che pubblicherò questo video stesso, visto che è sempre così, succede sempre così. E scrivete poi qui sotto nei commenti quale gioco vi ispira, quale gioco invece non vi ispira per niente, se c'è qualche gioco che voi avete aggiunto alla vostra wishlist e quale invece proprio non ci entra manco per sogno. Come sempre io vi leggo e quando posso, quasi sempre, vi rispondo. Vi invito poi come sempre a lasciare un mi piace, commentare e condividere il video, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati con tutti i nostri contenuti, ma soprattutto per aiutarci a crescere sempre di più, e di questo davvero grazie infinite. Inoltre, se volete supportarmi e supportarmi, ci sono diversi pittoreschi modi. Qui sotto in descrizione trovate tutti i link d'affiliazione per preordinare o comprare questi giochi citati in questo video o i vostri giochi preferiti. Come sempre, a voi non costeranno niente di più, ma così facendo supporterete il nostro canale, il nostro progetto e il nostro lavoro, aiutandoci a migliorare ancora ed ancora, ma soprattutto a darvi sempre più contenuti. Inoltre, se siete di Padova o comunque nei dintorni, potrete venire direttamente in negozio per acquistare i vostri giochi preferiti o anche per giocare, ma soprattutto giocare. Inoltre, sempre qui sotto in descrizione trovate anche i link per tutti i nostri social, sito Facebook e Instagram, dove troverete contenuti in esclusiva sulle varie piattaforme, un sacco di cose come domande per la community, video dietro le quinte, reels, cioè
tantissimo, siamo ovunque, quindi vi aspetto anche lì. Spero di essermi portato a casa il video, spero che questo tipo di contenuto vi sia piaciuto e che sia all'altezza del mio predecessore, che comunque tornerà prima o poi, quindi non vi disperate, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!